seara, domnilor și domnilor, bine ați venit la acest moment emoționant, la acest moment minunat în care sărbătorim Ziua Națională a României. La mulți ani români, la mulți ani România! Buonasera a tutti, benvenuti, grazie veramente per la vostra partecipazione a stasera. Un saluto alle autorità presenti, alle autorità kiwaniane e grazie a tutti per la vostra presenza. Buonasera. Vi invitiamo e vi chiediamo gentilmente di alzarvi in piedi per poter cantare insieme l'inno di Stato rumeno, quello italiano e quello dell'Unione Europea. Thank you.
Grazie, grazie, siete davvero eccezionali. Dopo intonare a Inno Pestat, dunque domnul consul general Edmond Nevoie. Ora seguirà il discorso ufficiale del signor Edmond Nevoie, console generale dell'Interim presso il Consolato Generale Rumeno di Bologna. La festa nazionale è una tappa fondamentale per tutti i romeni, in patria e all'estero. È un momento di ricordo dell'atto storico del 1 dicembre 1918, un'occasione per riaffermare la coscienza e l'unità nazionale, la visione e gli obiettivi fondamentali della nazione romena. La festa nazionale è un punto di riferimento simbolico nella nostra solidarietà di fronte a tutte le difficoltà che abbiamo affrontato come nazione, che abbiamo superato e continueremo a superare fiduciosi nelle nostre forze. Anche il presente è segnato da un periodo difficile che possiamo affrontare solo attraverso la solidarietà, gli sforzi comuni e la fiducia nel futuro che stiamo costruendo insieme. La presenza culturale ed istituzionale dal primo luogo dell'Accademia di Romania e dall'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, entrambe fondate tra le due guerre mondiali, con attività nel campo della ricerca storica, archeologica, della creazione artistica e della promozione culturale. In 6 università italiane, Torino, Padova, Pisa, Roma, Napoli e Cosenza, sono organizzati corsi di lingua e letteratura romena. E in scuole elementari e medie di varie regioni dell'Italia si svolgono, con l'appoggio dell'Istituto della Lingua Romena di Bucarest, corsi nell'ambito del programma Lingua, Cultura e Civiltà Romena, dedicato anzitutto agli alunni di nazionalità romena. A Bucarest funziona l'Istituto Italiano di Cultura, che promuove in stretta cooperazione con l'Ambasciata d'Italia a Bucarest le relazioni culturali tra i nostri paesi in diversi settori, come l'insegnamento dell'italiano, l'organizzazione di iniziative culturali, manifestazioni artistiche, conferenze, concerti e mostre, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Vorrei non dimenticare che quest'anno noi siamo al 25esimo anno dell'istituzione del partenariato strategico nel 1997, ulteriormente rafforzato con la dichiarazione del 2008. Vorrei riaffermare che noi, anche stasera, stiamo festeggiando insieme la festa nazionale della Romania e noi, come popoli romeno italiani, stiamo lavorando insieme a costruire un'Europa culturale della solidarietà. C'è un'altra alternativa più bella rispetto a quella della guerra e noi dobbiamo riaffermare i nostri principi in concordanza con il diritto internazionale. Qualche parola anche per i nostri dragi romani. Sunt momente astrale pentru România, momente deosebite astăzi la sărbătorirea a 104 ani de la crearea statului unitar român modern la 1 decembrie 1918. De aceea, împreună cu partenerii noștri strategici italiani, cu care aniversăm 25 de ani la încheierea parteneriatului strategic bilateral, trebuie să demonstrăm că putem crea împreună o Europa culturală și a solidarității, o alternativă mult mai frumoasă, mai luminoasă decât aceea războiului pe care unii o propagă în zilele noastre de grea cumpănă. Tocmai de aceea, în această seară, am organizat
și o să vă spun mai în câteva cuvinte un program cultural care să cuprindă o seară specială de operă cu magnificii noștri soliști de la Opera Națională din București, cu care doar ați făcut de câteva minute cunoștință, dar și pentru a pune în scenă Luceafărul din Mihai Eminescu, cel mai lung poem de dragoste din lume, cum a fost el matriculat în Guinness Book, dar și cel poetul care ne-a făcut limba română atât de frumoasă, a dus-o la înalta performanță de astăzi, făcând ca specialiștii etimologi din lume, în toate clasamentele întocmite, să situeze limba română în unele clasamente pe locul 15, în unele pe poziția 20. Asta înseamnă că noi nu muncim degeaba, profesorii noștri, care vor fi și evidențiați puțin mai târziu, nu muncim degeaba pentru a crea aici școli românești. Partenerii italieni ne dau această posibilitate. Eu am fost diplomat și în țări în care se închideau școlile românești cu multă obstinație. Iată, partenerii italieni ne dau această posibilitate să le deschidem. Avem profesori minunați cu devotament care slujesc cauza învățământului și culturii românești în lume. Îi felicit din toată inima și vă rog pe dumneavoastră, părinți, să vă dați copiii la școlile românești, pentru că e păcat să nu beneficieze de limba mamei, să rămână oameni neîntregiți. Vorbele mele nu sună ca o dojană, ci sunt doar un îndemn pentru ca ei să poată cunoaște istoria, cultura și civilizația bunicilor și străbunicilor lor. De asemenea, vreau să vă spun că în această seară poemul Luceafărul va fi interpretat într-o manieră total originală de două actrițe, una de la București, Ilia Sinchevici, cu origini basarabene, cealaltă, Giada Laudicina, din Palermo, o actriță italiană de excepție, care încearcă, într-o anumită măsură, să redea publicului italian frumusețea versurilor eminesciene. Și vreau să vă adresez totodată și o invitație. Cine dorește, dintre oaspeții noștri de frunte azi din comunitatea românească, să mai vadă acest concert, el va fi înregistrat de Mihai Dorin, un mare artist fotograf al nostru din Rimini, dar mai mult va fi reluat în data de 15 iunie la Recanati, acolo unde pe Colina Infinita, unde se găsește Palazzo și Muzeul lui Giacomo Leopardi și unde cu multe delicatețe, cu multă dragoste față de cultura română, partenerii noștri italieni au instituit și Casa Memorială Mihai Eminescu. Noi vrem să ne reunim acolo, să repetăm la proporții mult mai mari spectacolul nostru de azi, să fie și un dialog poetic, un maraton poetic cu poeți români și italieni, și aici salutăm prezența Tătăresei Cinția Demi și a cenacului bolognez Estroversi, pentru că pe ei ne bazăm în această acțiune. Salutăm și prezența profesorilor noștri care pot aduce copiii la această manifestare și ca o surpriză și o premieră vă pot confirma că până la această oră tratativele noastre cu Alin Stoica și talentata sa soție Stefanie Radu, dar și cu Andreea Bocelli, maestrul internațional Andreea Bocelli, au dat roade și până acum avem confirmări că vor fi prezenți la această manifestare. Deci haideți cu noi să-l cinstim pe Eminescu, haideți cu noi să-l cinstim pe Giacomo Leopardi, haideți cu noi să creăm punți de legătură între civilizația română și cea italiană. Dragi români, în aceste clipe istorice pentru țara noastră, deosebit de încercate pentru întreaga lume, nu rămâne decât să vă urez la mulți ani români, la mulți ani România, la mulți ani Italia, la mulți ani dragii noștri parteneri italieni. Trăiască nația! Ed ora chiamerò qui con noi
il consigliere Dechon Begaj, chiedo perdono per la pronuncia, che fa parte del gruppo della coalizione civica per Bologna, coraggiosa, ecologista solidale. Sì, un caro saluto a tutte e a tutti i presenti, un saluto al console, un saluto alle autorità, a tutte le persone presenti. Sono qui in rappresentanza del Comune di Bologna e in assenza purtroppo del sindaco e della vice sindaca, che invece l'anno scorso è stata qui a portare il saluto del Comune, appunto, purtroppo oggi non è potuta venire. Diciamo che in comune in questi giorni c'era una terribile influenza che ha messo capo diverse persone del Consiglio Comunale e della Giunta, quindi ci sono io in rappresentanza. Davvero è un piacere e un onore per me essere qui e porgere questo saluto. Come sapete, la comunità rumena è la più numerosa in città, con oltre 10.000 persone, oltre 23.000 sul territorio metropolitano. I rapporti tra questa città, la comunità bolognese e la Romania, il popolo rumeno, sono strettissimi da molti anni. I primi accordi sono con Cracovia sono del 2006, giusto per dare delle cifre, in qualche modo dare un tempo a queste relazioni. Nel corso del tempo la comunità è sempre più numerosa, sempre più allargata, e anche i rapporti economici, come sapete, sono sempre più forti e intensi. Ormai stabilmente da qualche anno il giro d'affari tra l'Emilia-Romagna e la Romania si aggira oltre 2 miliardi di euro sul tessile, l'alimentare, il settore metalmeccanico, che sono i settori principali sui quali si basa lo scambio tra l'Emilia-Romagna e la Romania. La popolazione è molto radicata, lo sapete perché siete qui, siete anche dei buon gustai perché siete nel posto, insomma, più importante, uno dei posti più importanti che c'è in città, perché lo sapete, San Petronio è insomma un luogo simbolo della città e non solo. Quindi davvero non mi dilungo oltre, perché già appunto questo appuntamento in qualche modo sta diventando una sorta di tradizione, quindi davvero è un piacere per me essere qui. Sapete che Bologna è casa vostra, è casa di tutte e tutti quanti. Chiudo con un accenno al tema della solidarietà che il console ha fatto. Io credo che sia un tema chiave soprattutto in questo momento, perché senza solidarietà non c'è pace. La Romania si colloca in un contesto dove la pressione della guerra naturalmente è ancora più vicina dal punto di vista geografico, e sono tempi molto difficili, però io penso che li possiamo attraversare attraverso, usando, come dire, la nostra solidarietà, i nostri rapporti, quello che stiamo facendo questa sera, appuntamenti come questo e non solo, ma tutte le relazioni che ogni giorno si stringono in questa città. Come sapete, noi ci occupiamo anche dei matrimoni, nel senso che celebriamo fisicamente i matrimoni in comune come consiglieri, come giunta, e davvero capita spessissimo di sposare giovani coppie rumene. Questo non è solo una battuta, ma è per dire che davvero moltissimi giovani scelgono di costruire una propria vita qui, in questa città, di investire il proprio tempo, il proprio lavoro, il proprio studio, la propria cultura, la propria arte in questa città. Ed è, io credo, questo un segnale più importante e straordinario che possiamo darci tra di noi, anche è l'arte, come sapete, perché siamo qui anche grazie all'arte, che poi si è già espressa con gli inni, però si esprimerà anche dopo con il concerto. È un veicolo fondamentale davvero delle nostre relazioni politiche, ma anche umane. Ecco, questo è il saluto che voglio dare. Vi ringrazio davvero per l'opportunità, ringrazio il console di nuovo e tutte e tutti i presenti. Grazie veramente di cuore per il suo intervento e per la sua testimonianza. Adesso Alessandra presenta la prossima persona che viene chiamata in causa per un saluto breve alla comunità. Ora chiamiamo qui con noi Stefano Tacconi della Regione Toscana.
grazie dell'invito al console, grazie alla comunità rumena, grazie al comune di Bologna per la meravigliosa ospitalità. È emozionante essere qui con voi ed essere in questa stupenda cornice. Io è emozionante anche essere qui questa giornata, per voi molto importante, ma è importante per la comunità europea. Le giornate nazionali sono sempre importanti per le comunità europee e per l'Europa. Quindi io vi porto velocemente i saluti del Comune di Firenze, della Regione Toscana. Mi ritrovo qui in rappresentanza di queste importanti istituzioni che sono molto vicine alle comunità rumene e non solo per la regione ma anche il comune. Abbiamo lavorato con la comunità rumena per attività sportive e non solo per attività industriali o artigianali, ma rappresentando io il mondo dello sport mi sono trovato molte volte a collaborare con voi in maniera molto eccellente e quindi io di questo vi sono grato, perché attraverso lo sport costruiamo una bellissima inclusione, una forte unione delle comunità. Quindi io ringrazio il console, ringrazio tutti voi per questa splendida serata e sono veramente emozionato di essere qui. Un buon proseguimento di serata e a presto.